Dobbiamo approfondire il Rodano, amici miei, perché è una delle zone più in espansione, in qualche modo sta diventando anche più di moda fra i bevitori esperti, diciamo così. Ci sono tanti piccoli vigneron che stanno venendo fuori con cose meravigliose e vini, credetemi, veramente molto emozionanti. Uno di questi è Eric Testier, che io considero, non solo io, ormai un personaggio caratterizzante il Rodano del Nord. È molto interessante la sua storia, non solo perché fa dei vini, secondo me, meravigliosi, ma perché non arrivava lui dal mondo del vino. E infatti, amici miei, Eric Testier nasce come ingegnere nucleare, non aveva alle spalle un background di grande conoscenza enologica, ma si appassionò a questo mondo e fece una gavetta incredibile, girando per tutta Europa. Si fermò molto anche in Borgogna, dove apprese un po' tutti i segreti della vinificazione, partì come enologo e poi tornò nella sua zona, la zona appunto del Rodano del Nord, là dove il vitigno Syrah fa tutta la differenza del mondo, per cercare di creare una sua piccola produzione. Il problema era che i soldi, tutto sommato, non erano tanti, e lui su una cosa aveva assolutamente ragione: per fare un grande vino devi avere delle vigne messe in una posizione ottima, non si può fare un grande vino con vigne mediocri. Quindi scelse la strada di noleggiare, fatemi passare il tempo, di comprare uve là dove vedeva la grande qualità da vignaioli, suoi amici che avevano anche la sua impostazione filosofica di vino, e adesso andiamo a vedere qual è, piuttosto che invece andare a comprare con quei pochi soldi che aveva in partenza delle vigne che non erano di alto livello. Naturalmente adesso la sua produzione sta andando alla grande, anzi alla grandissima, e naturalmente sta iniziando a comprare anche vigne di sua proprietà. Ma ad esempio il vino del video di oggi, questo Cotroti 2016 Vielvigne, perché deriva da vigne di oltre 80 anni, è proprio ancora con uve che lui compra da un vigneron suo amico e che rispetta tutti i canoni della sua filosofia. Ma qual è la filosofia di Eric Testier? È molto semplice, una filosofia naturale con poco interventismo. Nelle vigne dove lui lavora c'è molto granito compresso e poi sabbia, quindi vini che, nonostante la forza del vitigno, sapete che il Syrah è un vitigno comunque che dà colore, che dà forza, i vini tuttavia assumono delle caratteristiche di finezza e eleganza che sono estreme, molto interessanti. Vinificazione naturale, solo lieviti indigeni. Normalmente lui lavora con botti di legno di secondo, terzo, quarto passaggio, abbastanza vecchie. Vinifica, come in questo caso, a grappolo intero, in fermentazione non mette solforosa, nessuna filtrazione, e quel po' di solforosa che mette la mette solo poi nell'imbottigliamento. Beh, adesso vi ho raccontato già un po' i segreti di Eric Testier, andiamo nel bicchiere a vedere questo 2016 che è in una forma pazzesca. Eccolo qua, amici miei, un vino godurioso, ve lo dico subito, un bel colore rosso rubino che indica una gioventù di base, una limpidezza che c'è, è bella, delle belle sfumature anche sull'unghia. Al naso c'è la spezia tipica del Syrah, che è un pepe nero con una sua eleganza tutta particolare. Una base di frutta ammagliante che non è mai dolciastra, ma resta sempre una frutta fresca. Poi anche altre spezie, una leggera nota anche di cannella. È una parte rinfrescante, muschiosa che c'è alla base del vino che rende il naso molto leggero e non pesante. La bocca segue il naso un po' in tutta la corrispondenza che c'è gusto olfattivo, il vino è molto coerente. Ha un ingresso in bocca che è meraviglioso, ti lascia un gusto buonissimo. Il tannino c'è, ma è molto morbido, molto levigato, e c'è una profondità di bocca e una lunghezza. Ragazzi, un vino godurioso, un vino importante, perché questo è un Cotroti di alto livello e grandi accostamenti con le carni. Un vino che però lo potete bere anche la sera, perché vi mettete davanti al divano e avete voglia di bervi un grande vino rosso. Il vitigno è 100% Syrah e non potete sbagliarvi, ma dove il Syrah assume delle caratteristiche
che, permettetemi, non sono replicabili in nessuna parte del mondo, perché solo qua si raggiunge un grado di finezza e anche di forte mineralità che caratterizza questo vino. Grande bottiglia, assaggiate questo vino di Eric Testier, un personaggio strepitoso, vi stupirà assolutamente. Mi raccomando, registratevi sempre al nostro canale YouTube e attivate le notifiche e la campanellina per essere avvisati. Alla prossima!